In questo video ci occupiamo del cosiddetto mini teorema di Talete, che è un caso particolare del teorema di Talete. Allora, cosa dice questo teorema? Intanto cominciamo a disegnare un fascio di rette parallele. Segniamo ancora una e tagliamo poi questo fascio di rette parallele con due rette trasversali diversamente inclinate rispetto al fascio di rette parallele e chiamiamo R ed S. Bene, e indichiamo poi con A, B, C, D i punti che una trasversale individua sulle rette del fascio e A', B', C' e D'. I punti che l'altra trasversale individua sulle rette del fascio. E stabiliamo una corrispondenza tra i punti nel modo seguente. Due punti si dicono corrispondenti se appartengono alla stessa retta del fascio, ma uno si trova su una trasversale e l'altro sulla seconda trasversale. Quindi, ad esempio, sono corrispondenti A e A', B e B', C, C', D, D'. Allora, scriviamo questo fatto in modo seguente. A è il corrispondente di A'. B è il corrispondente di B'. E così via. Si tratta chiaramente di una corrispondenza biunivoca. Bene, teorema di Talete afferma la seguente cosa. Mini teorema di Talete afferma la seguente cosa. Nella corrispondenza stabilita, a segmenti congruenti su una trasversale corrispondono segmenti congruenti sull'altra trasversale. Beh, è anche abbastanza facile capire cosa significa segmenti congruenti, no? Se al segmento AB corrisponde A' B'. Al segmento AC corrisponde A' C'. Al segmento
al segmento BC corrisponde sempre univocamente B' C', eccetera, eccetera. Quindi, se per ipotesi AB è congruente a BC, allora tesi A'B' è congruente a B' C'. Allora, per provare questa proposizione, torniamo un attimo al nostro, anzi, rifacciamo qua il disegno per non stare a. Quindi disegno soltanto tre rette parallele. Due trasversali, procediamo così. Allora, dal punto A. Indichiamo intanto con R e S le due trasversali. Dal punto A traccio un segmento, lo chiamo AP, parallelo alla trasversale S. Quindi AP è parallelo alla retta S. E analogamente faccio da B. Lo chiamo BQ, quindi anche BQ è parallelo alla trasversale S. Dopodiché confronto i triangoli ABP e BQC. ABP e BQC. QC. E osservo la seguente cosa. Beh, AB e BC sono congruenti per ipotesi, no? Poi, gli angoli che indico qua con un pallino, vale a dire ABP e BCQ, sono congruenti perché corrispondenti andiamo un attimo al disegno. Sono due angoli corrispondenti rispetto alle rette parallele. Ora chiamiamo anzi non A, ma P1, P2 e P3, le parallele del fascio. Allora, dicevo, sono angoli corrispondenti rispetto alle parallele P2 e P3 e alla trasversale R. Poi, risultano congruenti anche gli angoli in A e in B, cioè BAP e CBQ. BAP
e CBQ. Perché? Perché anche questi qua sono due angoli corrispondenti rispetto a quale parallele? AP e BQ. Ed è evidente che AP e BQ sono parallele. Perché? Perché sono parallele a una stessa retta, la retta S, quindi per la proprietà transitiva sono parallele tra di loro. La trasversale è sempre la retta R. Quindi, perché corrispondenti? Rispetto Allora, abbiamo detto, ho sbagliato, AP e BQ. E alla trasversale R. E allora ne consegue che per ALA essi sono congruenti e, virgola, in particolare, virgola. AP è congruente a BQ. Ok? AP è congruente a BQ. Bene. Adesso consideriamo i due quadrilateri A, A', B', P e B', C', Q. Beh, per come sono stati costruiti, sono due parallelogrammi. Allora, i quadrilateri A, A', P, B', A', P, B', e B', C', Q. Sono per costruzione, perché per costruzione? Perché hanno i lati opposti paralleli, due parallelogrammi. E quindi i loro lati opposti sono congruenti, punto e virgola. In particolare, quelli che ci interessano ai fini del mini teorema di Talete, AP congruente da primo B'. E BQ congruente a B'C'. Già, ma poco fa cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che AP è congruente a BQ. E allora ne consegue, per una proprietà transitiva, che
A' B' è congruente a B' C'. E questo prova il nostro teorema, mini teorema di Talete. Allora, il mini teorema di Talete comporta alcune conseguenze. Adesso ve ne faccio vedere una. Facciamolo col blu. Che è questa? In ogni triangolo, il segmento che congiunge i punti medi di due lati è parallelo al terzo lato e congruente alla sua metà. Quindi, se disegniamo un generico triangolo, prendiamo i punti medi dei due lati, per esempio questi qua, chiamiamo D e D, congiungiamo. Allora, ipotesi, abbiamo il triangolo ABC. Poi, AD è congruente a DC. CE è congruente a BE. Ne consegue tesi che DE è parallelo ad AB e DE è congruente alla metà di AB. Bene. Allora, permettiamo dunque una cosa che ho dimenticato di scrivere prima, cioè che il mini teorema di Talete ammette anche l'inverso, vale a dire che se abbiamo delle rette tagliate da una trasversale e abbiamo su una trasversale segmenti congruenti e i loro corrispondenti sull'altra trasversale risultano a loro volta congruenti, ne consegue che le rette sono parallele. Va bene? Questo è l'inverso del mini teorema di Talete. Allora, noi qua facciamo così, andiamo all'altra parte, cominciamo la dimostrazione. Sulle trasversali AC e BC. Abbiamo coppie di segmenti corrispondenti congruenti. Ne consegue per l'inverso del mini teorema di Talete,
di E è parallelo ad AB. E abbiamo così provato la prima parte della tesi. Ora, per provare la seconda parte della tesi, da E tracciamo la parallela ad AC e chiamiamo F il punto in cui interseca il lato AB. Quindi aggiungiamo all'ipotesi che FE è parallelo ad AC. Beh, allora qua abbiamo un fascio di parallele, anche se sono solo due, ma ne bastano due, FE ed AC. Le trasversali sono BC e AB, no? Allora, scriviamo così. Nel fascio di parallele, e abbiamo detto FE e AC. Tagliato dalle trasversali AB e BC, a segmenti congruenti su una delle due corrispondono segmenti congruenti sull'altra, punto e virgola. Beh, qui abbiamo che BC è congruente a CE e allora si conclude che BF è congruente ad AF. Perciò BF è congruente ad AF. Già, ma il quadrilatero AFED è un parallelogramma, perché per costruzione i lati opposti paralleli. AFED è un parallelogramma per costruzione. E quindi i lati opposti sono, oltre che paralleli, congruenti, virgola. In particolare, AF ed E. Già, ma poco fa abbiamo detto che AF è congruente a BF, e allora ne consegue, per la proprietà transitiva, che BF è congruente ADE. Dunque, ho sbagliato prima, ho scritto AF congruente a FB, dovevo scrivere congruente a FB. Sì, scusate, qui ho sbagliato adesso. DE e BF. Ecco,
Ma questo cosa vuol dire? Se vuol dire che di E, essendo congruente a BF, che è la metà di AB, e quindi che DE è congruente alla metà di AB. E questo prova il nostro teorema. E con questo concludiamo il video. Alla prossima.